Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers va nel tuo armadio. L'armadio a questo giro è quello di Marco. Andiamo a vedere la sua collezione, il suo video che ci ha mandato. Bellissima collezione, vi invitiamo come sempre a mandarci il vostro video via WeTransfer a sneakersbar17@gmail.com oppure scriveteci in direct messaging su Telegram e troviamo la soluzione, o Telegram o anche in Instagram e troviamo la soluzione. E sotto qui l'Instagram di Marco, così andate a seguire la sua pagina perché è un grande sneakerhead. Ciao ragazzi e vi lasciamo al video, ciao! Ragazzi, sono Marco, oggi farò vedere la mia piccola collezione di sneakers, principalmente Jordan, e cercherò di dirvi qualche cosa su queste scarpe, quindi iniziamo subito. Come primo paio vi porto delle Jordan 6 Chameleon, All Star Chameleon. Sono uscite insieme a delle Jordan 1, nella stessa più o meno colorazione, sì, e delle Jordan 31, e sono uscite durante l'All Star Weekend di New Orleans. Allora, come paio non è molto hype questa colorazione, devo dire che a me piace, le ho prese, si trovano facilmente in giro, anche scontate, e come modello le Jordan 6 sono stupende. A me questa parte mi fa impazzire, anche questa parte dietro mi ricorda uno spoiler di una macchina, e niente, però del resto sono delle belle scarpe. Jordan 1 Flight 3, nella colorazione Bread, Low, il modello è Low. Paio abbastanza semplice, niente da dire su questo paio, cioè a me piace la suola e quella delle Jordan 1. Sono scomode a giocare a basket, però per uscire è un paio abbastanza figo, questa colorazione a me piace un sacco, e poi sì, si trovano nei Foot Locker, sì, è abbastanza facile da trovare. Terzo paio abbiamo delle Jordan, delle Nike Hyperdunk 2017, le utilizzo per giocare a basket. Siccome la stagione appunto è finita, le ho un po' scarabocchiate, ho cambiato i lacci, le ho scarabocchiate così delle scritte, sono abbastanza comode, nell'NBA sono utilizzate un sacco, ci sono un sacco di giocatori che le utilizzano, e niente, tra poco dovrebbe uscire poi il modello nuovo, il 2018, e ci stanno, sì, sono abbastanza comode, ve le consiglio, questo è il modello low, quello normale è altissimo, a me non mi piace. Quarto paio vi porto delle Jordan 11 We Like 82. Allora, come modello, dopo le Jordan 1, le Jordan 11 è il modello, cioè, più conosciuto, parer mio, e a me piacciono un sacco. La colorazione viene presa, allora i colori sono presi dai colori della squadra di Michael Jordan prima che entrasse nell'NBA, quindi in North Carolina. E sono stati dedicati all'82, dove Michael Jordan ha segnato il canestro decisivo e ha vinto il torneo NCAA. Quindi paio abbastanza figo e ci sta, a me piace un sacco, le Jordan 11, ragazzi, ve le consiglio, sono proprio belle le Jordan 11, stupende. Questo è il mio paio di scarpe preferito, sono proprio fortunato ad averle, sono le Jordan 7 Raptors 2012. Da grande appassionato dei Raptors non potevo non permettermi, cioè non averle nella mia piccola collezione. Ho trovato l'affare e le ho prese. Cioè ragazzi, sono uscite la prima edizione nel 92, infatti pure Michael Jordan utilizzate, poi nel 2002 e nel 2012. Veramente ho avuto una fortuna a trovarle. Che devo dire di queste scarpe? Allora, innanzitutto si chiamano Raptors solamente per l'abbinamento di colori, quindi niente di che. Abbiamo questi dettagli che a me fanno impazzire delle Jordan 7. Il paio è abbastanza semplice. La prima edizione del 92 l'ha indossata appunto Michael Jordan, e ad esempio la linguetta era tutta nera, ci stavano dei dettagli che erano un po' differenti. L'ho utilizzata anche nella finale del 92 Michael Jordan, questa scarpa, non questa, la colorazione appunto, come ho detto prima, diversa. E sì, ci stanno, a me piace un sacco, e cioè questa colorazione a me fa impazzire. Poi già che si chiama Raptor, ragazzi, da gran tifoso. E niente, niente da dire, sono stupende, ve le consiglio, anche se a resale costano sui $400, 305 in base alla taglia, però ragazzi, sono stupende. Nike Air Max Plus TN, c'è un sacco di nomi, in poche parole vengono chiamate squalo. Ragazzi, le ho prese solamente per uscire, sì, non è proprio il mio genere questa scarpa, però sono abbastanza comode, devo essere sincero. E sì, ci stanno, costano abbastanza per essere così delle scarpe che, cioè io non spenderei solamente per le Jordan così tanto, però 160, sì, ci stanno come scarpe, ragazzi,
sono fighe e a me mi piace un sacco questa colorazione, scusate se sono proprio abbastanza rovinate, però questa colorazione è abbastanza figa. Ve le consiglio, sì, anche se mi piacciono più le 97, devo essere sincero, però sì, mi piacciono, ragazzi, ve le consiglio, ci stanno. Penultimo paio sono delle Jordan 29. Ragazzi, se mi chiedete perché lo incelofanate, anche se dovrei utilizzare un termine, ma meglio di no, lo incelofanate abbastanza male, cioè non con il materiale giusto, è perché queste qui sono le prime scarpe, le scarpe che mi hanno appassionato al mondo Jordan, e quindi appena le ho utilizzate un sacco, infatti qui addirittura ho consumato tutta la suola. E che devo dire, sì, lo incelofanate perché ci tengo che rimangano, che non prendano polvere e che non si rovinino. Questa è la scatola. E sì, è una colorazione abbastanza, si chiama Esther se non mi sbaglio la colorazione. L'ha utilizzata anche Russell Westbrook, ecco, questo è lui che lo utilizza. Sì, mi hanno appassionato appunto al mondo delle scarpe. E sì, abbastanza sciocca come cosa, però sì, lo incelofanate perché ci tengo veramente un sacco. Quindi il modello è 29, sì, ragazzi, a me piace un sacco, dite, fatemi sapere cosa ne pensate. Ultimo paio, Jordan Reveal, o Reveal, non lo so come si dice bene. Ragazzi, devo dire, cioè questo è un 42, a me mi sembra un 45, veramente. Non sono rimasto abbastanza scontento di queste scarpe, le ho preso proprio per come modello da trainers, quindi cioè non proprio da giocare a basket, e ne sono rimasto veramente scontento perché la suola è liscissima e scivola un sacco di volte e poi si rovina molto facilmente. Ve le sconsiglio, in teoria non si dovrebbero più vendere. È abbastanza brutto anche da vedere, vabbè sì, l'ho rovinata io, i lacci li ho cambiati. E niente da dire, questa è la scarpa, è abbastanza semplice, infatti non mi piace, ecco, a me per una cosa un po' più complicata come le Jordan Retro, però sì, ci stanno. Questa è l'ultima scarpa della mia collezione, fatemi sapere quale paio vi è piaciuto e inoltre ditemi che cosa mi dovete dire, no niente, non mi dovete dire niente, sì. Beh ragazzi, io vi saluto, ditemi appunto il vostro paio preferito, mi raccomando, ci tengo, e niente, arrivederci, salve, diciamo così.